Io sono Felice Pescatore, mi presento, mi occupo soprattutto della parte che riguarda la scale, sostanzialmente l'inserimento di l'utilizzo di framework agile all'interno di contesti enterprise, quindi un livello leggermente su rispetto all'utilizzo di metodologie come Scrum o XP o comunque quelle che tipicamente andiamo a definire Agile at Core. Io lavoro in Ancitel, una pubblica amministrazione, sostanzialmente un'azienda per la pubblica amministrazione, quindi potete capire la complessità di adottare un approccio agile all'interno di un contesto particolarmente burocratizzato. Cosa faremo oggi? Vedremo molto velocemente una parte di quello che è uno dei principali, se non il principale, framework a scale che oggi è disponibile, che è SAIF, realizzato dall'Effingwell, scuola Rational e quant'altro, quindi una persona molto molto nota in generale nell'ambito agile, e vedremo in particolare in uno dei livelli intermedi di SAIF con un esempio pratico, quindi l'adozione di uno strumento tecnologico. In particolare in questo caso utilizzeremo TFS di Microsoft. Qualcuno di voi lo utilizza? Ah, ottimo, quindi qualcuno c'è. Quindi la versione 2013, utilizzeremo la versione on cloud e vedremo un esempio per come è possibile creare un program backlog, quindi sostanzialmente un backlog a livello di prodotto che poi viene condiviso dai singoli team backlog, quindi più team che lavorano sullo stesso prodotto e hanno un proprietario, un unico backlog che fa riferimento a una serie di feature inserite in quello generale. Sarò molto veloce sulla presentazione, voi chiaramente fermatemi. Giusto un'introduzione. Questo è il modello Cinefin. Qualcuno di voi lo conosce? Ok, perfetto. Quindi sostanzialmente permette di fare cosa? Permette di identificare la complessità aziendale, diciamo la complessità dei processi aziendali, dove si trova l'azienda in quel momento, e suggerisce una serie di best practices, una serie di approcci per affrontare quella che è la situazione corrente. In realtà non suggerisce come affrontare un progetto, ma è più un framework di analisi, un modello di analisi che permette di verificare quello che è lo stato attuale aziendale. In realtà questo modello è anche utile per rispondere a una delle classiche domande: quando conviene utilizzare Agile? A me piace dire in realtà Agile conviene utilizzarlo sempre, perché attenzione a non confondere mai le metodologie agili con quello che è il manifesto e quello che è l'Agile Core, quindi sostanzialmente i quattro valori e i 12 principi che sono sempre e comunque validi, indipendentemente da quello che è la metodologia che andremo a utilizzare. Chiaramente ci sono dei casi in cui conviene, in casi in cui è possibile ad esempio utilizzare nel modello Simple, nell'area Simple è possibile tranquillamente utilizzare in questo caso anche un approccio Waterfall, perché in questo caso non mi picchiate, però se ho detto una cosa del genere, vedo già sguardi, perché sostanzialmente è un ambiente ben definito in cui c'è una relazione diretta tra causa ed effetto, e quindi c'è una relazione ben ponderata e ben delineata. Dove l'Agile la fa da padrone è sicuramente nell'area dei progetti complicati e complessi. Se siete nel caotico è meglio probabilmente scappare, perché il progetto è destinato quasi sicuramente a non avere buon fine. Questo lo possiamo saltare. Avrete probabilmente visto in giro una slide simile a questa, delle figure, la gialla ombrella, rischi, problemi, che sono due elementi sostanzialmente che il mondo agile cerca sempre di ponderare e in qualche modo di non di risolvere chiaramente, ma di gestire. E abbiamo, come vedete, una suddivisione così molto molto ad ampio spettro tra approcci cosiddetti leggeri, lightweight, Scrum, Crystal, Extreme Programming, e potete inserirne quanti ne volete, e abbiamo invece degli approcci sempre agili che sono relativi più approcci di processo, quindi la gestione del progetto, DSDM, AOP, che è l'evoluzione di IRUP in chiave Agile, FDD, Feature Driven Design. Poi sotto abbiamo due. Prego? Ok, sotto, no, pensavo c'era una domanda, c'era un riverbero nella cuffia. Poi abbiamo in realtà due
nomi, discipline di Agile Delivery e schede di Agile Framework che sono indicati come skill. Perché questo? Perché sostanzialmente questi due framework non sono di per sé una metodologia vera e propria, ma prendono il meglio delle altre metodologie, delle pratiche, delle best practices, di tutto quello che si è imparato approcciando al mondo Agile e le inseriscono in un contesto enterprise, awareness. Sostanzialmente servono a dare un supporto a delle strutture aziendali complesse. Vi faccio un esempio. Tutti usate Scrum, immagino, o XP, la maggior parte, oppure un misto molto probabilmente tra le due realtà. Ok, no, torno un attimo indietro. Però la questione è: come fa un'azienda a decidere su quale progetto investire? Lo so che tipicamente non è compito di un team di dev fare questa scelta, però in ambito aziendale c'è questa necessità. Ad esempio, qual è il rischio annesso a un progetto? Se un'azienda oggi decide di sviluppare una web application per e-commerce, faccio un esempio molto, molto generico, quel progetto ha una possibilità di avere successo? Chi è il finanziatore del progetto? Chiaramente questo a livello di un team di dev non sono domande che uno si fa, perché il team di dev parte con una metodologia che supporta tipicamente lo sviluppo. Quindi sono tutte questioni che vengono a monte dell'attività di sviluppo, perché immaginiamo l'attività di sviluppo è a T0, sostanzialmente arriva il product owner che presenta il backlog priorizzato, dice ok, queste sono le user story da implementare, le feature dipende da come le esprimete, e si comincia lo sviluppo attraverso iterazioni, attraverso tutte quelle belle cose che abbiamo imparato. Però in realtà ci sono due blocchi, e questo è ben rappresentato in DAD, che secondo una ricerca di Forrester, tipicamente, faccio un passo indietro, tipicamente secondo una ricerca di Forrester, quasi il 50% delle aziende che adotta Agile in realtà adotta un processo misto che tipicamente viene definito Water Scrum Fall, perché prende la parte di Scrum per lo sviluppo, però lascia a metodi tradizionali la parte di analisi e la parte di delivery o comunque di gestione in produzione del servizio, perché tipicamente sono delle fasi che non compaiono in Scrum, in XP o in altre approcci lightweight. DAD è orientato al delivery, deriva da RUP, ha qualcosa di AUP però non tanto, è fatto da Ambler, lo stesso, uno degli editori di RUP, Ambler Alliance per correttezza, e prevede tre fasi che sono l'inception, quindi la scoperta, l'analisi del progetto, la construction, Scrum, se vi piace, e il transition, sostanzialmente la messa in funzione, la gestione dell'erogazione, l'aggiornamento fino alla dismissione. Safe è un qualcosa di diverso perché propone un approccio programmatico al processo in modo tale che tutta l'azienda, a partire dal CDA fino allo sviluppatore, sia integrato in un processo agile, quindi tenti di abbandonare quelli che sono i percorsi standard per passare a un approccio agile. Se avete delle domande, fatele, perché io preferisco poi interagire con voi. Alcune slide le salto. Qui abbiamo un'idea della. Scusate, in queste slide è di DAD e di Ambler, abbiamo un'idea di che cosa significa scalare, quindi delle dimensioni. Ad esempio, abbiamo i problemi di team, di multi-team che lavorano sullo stesso progetto, non localizzati all'interno della stessa struttura. Quanti di voi lavorano su progetti con team? Non, ok, quindi abbastanza esiste la casistica. E quindi capite bene che ci sono dei problemi molto ampi nel gestire, ad esempio, immaginate soltanto nel sincronizzare le date degli sprint, la dimensione, i tempi di consegna, il famoso PSI. Nel caso di Safe viene introdotto il concetto di PSI e di ART, quindi ci sono delle evoluzioni. Immaginate laddove le persone non sono un team classico di 7 più o meno 2, ma passiamo a 50, 100 persone. Immaginate che cosa significa fare una retrospettiva, un meeting. Quindi ci sono tutti tanti elementi che comunque richiedono un passaggio ulteriore rispetto a quello che è l'approccio lightweight, che può essere quello di Scrum. Scusate, volevo farvi vedere prima di che cosa parliamo in realtà, ecco. Questo è Safe. Leffingwell ha fatto un ottimo lavoro. Se voi andate sul sito ufficiale Scaled Agile Framework, trovate esattamente questa big picture interattiva. Che cosa significa? Che potete selezionare,
Scusate, si vede un po' sfocata, non so se riuscite a leggere. Non si vede niente? Ve lo racconto. Nelle slide successive è dettagliato, quindi ve lo racconto. Vedete, Leffingwell suggerisce sostanzialmente di suddividere lo spettro delle attività aziendali e le persone che sono all'interno dell'azienda con i vari ruoli e le varie responsabilità in tre livelli ben definiti, che sono team, program, portfolio. Tipicamente si legge dal basso verso l'alto, però potete tranquillamente partire dall'alto e scendere al basso. Il team è il livello in cui c'è lo sviluppo, c'è l'attività di sviluppo, immaginate Scrum, immaginate XP, quello che preferite. Tipicamente Leffingwell lo basa su Scrum, quindi è come se fosse Scrum based, però non è proprio un vincolo. Il program level è il livello in cui esistono tutte quelle attività di coordinamento: PMO, project manager, product manager, architect, che tipicamente sono anche figure non previste, ad esempio in modo diretto, quantomeno in Scrum o XP. E poi il livello più alto, se c'è qualche AD in questa sala o comunque qualche responsabile aziendale, probabilmente riconoscerà nel livello più alto quelle che sono le sue prerogative, quindi quella di avere una vision aziendale, dove l'azienda vuole andare e su cosa realmente vuole investire. Adesso si vede meglio. Ok. Il portfolio. Che cosa accade in questo caso? Noi abbiamo, vedete, ci sono dei riferimenti a qualcosa che conoscete bene, tipo Kanban, tipo metriche forse probabilmente, però cominciano ad apparire, questo vi ripeto, è il livello più alto in questo caso, quindi quello in cui la board aziendale definisce quali sono gli obiettivi di business. Esiste un backlog, ma non è il backlog di sviluppo, è il backlog di quelle che sono, di quelli che sono i prodotti o i servizi che l'azienda vorrà offrire al proprio mercato, in modo da fatturare, incrementare il proprio guadagno e comunque ritagliarsi uno spazio sul mercato. In realtà lì abbiamo i temi di business, che poi vengono splittati. Scusate, ci sono un appunto. In realtà se comprate il libro trovate una big picture leggermente diversa da quella che vedete qui, perché sul libro è aggiornato, se non sbaglio, la 2.1, la big picture, questa è la 2.5. Vedete, compaiono sostanzialmente due dettagli del portfolio backlog, che è il business epic e l'architectural epic. Qui compare una cosa molto interessante: quanti di voi considerano nella propria attività di sviluppo gli aspetti architetturali, i requisiti non funzionali? Ok, quindi perché vi dico questo? Perché spesso capita che cosa? Che all'interno di un team Scrum, o almeno per quella che è la mia esperienza inizialmente, la user story è chiaramente, così come per definizione, un'unità minimale che riguarda quello che è la necessità dell'utente verso cui si riferisce. Essendo qualcuno, voglio poter fare qualcosa. Però difficilmente all'interno del nostro backlog di sviluppo si trova spazio per delle user story o comunque dei constraints che vanno a identificare quelli che sono gli aspetti architetturali. Ad esempio, posso fare il miglior servizio del mondo da un punto di vista di sviluppo, di qualità e quant'altro, però potrei non rispettare il vincolo architetturale, in questo caso, che mi dice che il mio servizio deve essere disponibile e deve rispondere, non so, in mezzo secondo, dico così, un'indicazione generale, per cui quello che ho sviluppato, per quanto sia perfetto, comunque non risponde al requisito atteso da parte dello stakeholder o dei key stakeholder. Questo è un problema, perché mi troverei ad aver fatto un grandissimo lavoro, perfetto quanto volete, però il cliente mi dirà: guarda, sì, però funziona, io non posso aspettare 5 secondi che carica una pagina web. Faccio un esempio molto banale. Quindi Leffingwell lo va a estrapolare, lo va ad esplicitare addirittura a livello di portfolio, a livello atto. Perché questo? Perché, capite bene, non può essere un qualcosa che appartiene al livello di sviluppo del singolo team in contesti complessi, ma è un qualcosa che è generico, soprattutto quando si parla di piattaforma, di servizi e di prodotti, perché non appartiene al singolo servizio, ma appartiene a quello che è l'insieme dei servizi offerti dall'azienda. Questo per dire. In realtà Leffingwell aggiunge anche, e poi chiudo su questa parte, altrimenti vado troppo oltre, Leffingwell aggiunge anche un ulteriore concetto, che è quello di intentional architecture,
Non è vero che, in linea di massima, è vero che in Agile tipicamente si pensa che l'architettura emerge durante l'attività di sviluppo o quant'altro. In realtà la risposta è ni, perché poi c'è una differenza tra architettura e design. L'Ethical introduce il concetto di intentional architecture, che è un po' quello, quella l'architettura guida che consente all'azienda di sviluppare secondo un'architettura relativa, mentre il design è tipicamente quello che emerge. Mi spiego meglio. L'architettura è, ok, io sono un'azienda che lavora a servizi e voglio abbracciare il paradigma SOA, quindi voglio andare su architettura SOA. Questo vincola tutte le attività di sviluppo che ho. Non mi consente, cioè se domani qualcuno vuole ragionare su un'architettura client-server, client-server, non posso farlo, perché l'architettura generale, l'impostazione generale è su piattaforma SOA. Diverso è il design dell'applicazione, perché nell'architettura voi non andate a specificare, ad esempio, quale design pattern utilizzare all'interno dello sviluppo. Scendo proprio a livello di attività di sviluppo. Nell'architettura io non dico se dovete utilizzare una factory o dovete usare un framework di IOC per eliminare le dipendenze all'interno del codice. Questa è una scelta del team di sviluppo. Come lo fa? In 100 modi, in base alle capacità, in base alle esperienze, in base alla conoscenza della tecnologia. Però l'architettura vi vincola in linea di massima a una piattaforma SOA. E questa scelta è fatta a livello molto alto, non dal team. Nel nostro caso, per portarvi un caso concreto, noi abbiamo un architect che all'inizio, nella fase di inception, noi abbiamo adottato DAD inizialmente, ha fatto tutta una serie di analisi di mercato, supportato da una serie di figure che facevano analisi di mercato, e ha realizzato un documento di Intentional Architecture dove sono state analizzate le soluzioni migliori, le alternative, e inoltre sono stati esplicitati i requisiti non funzionali attraverso quello che è lo schema proposto dalla SEI, dall'engineering, che definisce una sostanzialmente, adesso non ce l'ho con me, quindi se cercate di seguirmi, definisce uno scenario per la descrizione dei requisiti non qualitativi o requisiti di qualità non funzionali, volevo dire. Quindi nel documento, ad esempio, il servizio deve rispondere, deve avere una reliability di tot secondi, garantire una stabilità, garantire che il servizio sia fruibile al 99,9% e quant'altro. Tutto questo è inserito nel documento di architettura. È un documento che muore, è un big upfront? No, non è un big upfront, perché l'architettura viene rivista costantemente ad ogni milestone. La milestone è un'astrazione, adesso lo vedremo rispetto agli sprint, e quindi viene rivista costantemente, però serve affinché il team o i team, il project manager e chi è sopra, ha un'idea, un quadro di quello che accade. Ok, questo invece è il program level. Vedete, qui è un po' più interessante, perché questo è il team level, più o meno qui vi ritrovate tutti. Immaginatelo come Scrum, avete il team backlog, vedete gli NFR sono qui, sono visti come constraints. Quindi i requisiti non funzionali sono dei vincoli all'attività di sviluppo. Perché? Perché se devo garantire che il servizio risponde in 0,3 millisecondi, ad esempio, potrei dover adottare un framework piuttosto che un altro, un pattern e quant'altro. Quindi ho dei vincoli. Avete le classiche figure Scrum, Product Owner, Scrum Master, l'Agile. Avete una serie di sprint o iterazioni in generale. Ne avete anche una bianca, che l'Effingwell indica come IP. Perché questa cosa, che è fondamentale? Debito tecnico, termine noto a molti? Perfetto. Chiaramente non tutto il debito tecnico riesco ad abbatterlo all'interno di una singola iterazione o di un singolo sprint, e spesso alcuni li rinvio necessariamente per ottimizzare i tempi. L'Effingwell a questo punto suggerisce di avere alla fine del ciclo di iterazioni che compongono un PSI, cioè un'unità minima di prodotto presentabile al cliente, che non è il singolo sprint ma è un insieme di sprint per tutta una serie di ragioni aziendali, un IP in cui io posso immaginatelo come un, no, non è uno spike, perché uno spike è una cosa diversa, immaginatelo come un contenitore, è un tempo, un buffer temporale in cui io mi porto tutto quello che non sono riuscito a completare all'interno degli sprint, però lo devo completare. Quindi mi dedico ad esempio uno sprint particolare in cui sistemo tutto quello che so di aver lasciato indietro, però lo devo sistemare prima del PSI. Voi dite sì, però a noi hanno insegnato che in Scrum
quando abbiamo uno sprint, lo sprint deve essere terminato perché l'user story deve essere testata, altrimenti l'user story non viene considerata. Vero? Però immaginate anche una cosa. Voi avete fatto un lavoro di 5 giorni su una user story. Per qualche motivo non riuscite a completarla all'interno dello sprint. Quindi la velocity che viene associata a quella user story è zero. Però in realtà voi quella user story in parte l'avete sviluppata. E quindi sostanzialmente quell'effort è come se si spostasse tra le varie iterazioni, perché lo completerete nelle varie iterazioni. Se non riuscite a completarlo perché quella future scala all'interno del backlog diventa meno importante o quant'altro, si può anche decidere all'interno dell'IP, ad esempio, di dedicare qualche giorno, scusate oggi ho un po' la voce, per completare quello che avete lasciato indietro o per migliorare. Ad esempio, se non avete chiusa i tool di code coverage di Visual Studio, ad esempio, potrebbe accontentarsi negli sprint di avere una coverage del 60%, però poi arrivare all'IP dice no, io devo arrivare all'80%. Quindi l'IP vi serve per completare, per fare una sorta di rifinitura rispetto all'attività che avete fatto. Vi ho fatto vedere prima questo perché non ci resta tantissimo tempo e poi dovremo passare alla demo, che è più importante secondo me. Vedete questo team backlog? Questo team backlog contiene tutte le future da cui derivano le user story dei singoli team. Quindi, in questo caso, Safe introduce la figura del product manager insieme a quella del product owner. Sono due figure della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia, perché il product owner è quello che conoscete in Scrum, quindi che è più un riferimento per la parte tecnologica. Il product manager è più un riferimento per la parte marketing, per la parte cliente. Perché questo? Perché l'effort richiesto in un contesto complesso, in un contesto enterprise, di relazione continua con gli stakeholder, con i clienti e quant'altro, può portare a un eccessivo overhead di carico per quanto riguarda questa figura. Quindi sostanzialmente c'è product owner e product manager, lavorano insieme, però poi uno si occupa della parte sviluppo e uno si occupa di stare appresso al cliente. Sapete bene che cosa significa seguire il cliente in ogni sua volontà, nel suo dettaglio. Chiaramente c'è una forte, diciamo, le due figure lavorano fortemente insieme, perché nessuno prende una decisione senza consultare la controparte. Qui vedete c'è un product management e un release management. Saltiamo il release management perché non abbiamo tempo, però il product management è sostanzialmente la board di tutti i product manager che lavorano rispetto a quello che è la vision di prodotto. Quindi vi ricordate, abbiamo il top level che sostanzialmente definisce la vision aziendale, quindi quali sono gli obiettivi aziendali. Da questa vision derivano una serie di prodotti o servizi, se volete. Per ognuno di questi servizi e prodotti abbiamo un program level che permette di gestire lo sviluppo del singolo prodotto. Abbiamo anche altre figure, vedete, tipicamente non sono presenti in Scrum, l'architect, user experience, RTE, lasciatelo perché l'arte sostanzialmente è un modo che l'Effingwell consiglia per sincronizzare l'attività dei vari team, però è troppo complesso, non abbiamo il tempo per affrontarlo. Si ragiona tipicamente in future e in elementi di architettura, quindi la divisione è temi, business, epic, quindi visione dei prodotti, epic architetturali, le future e le user story. Domande? Vi vedo, spero che non vi sto annoiando, vi vedo. No, vado un po' veloce perché preferisco farvi vedere l'esempio pratico per capire come utilizzare degli strumenti. Questo è un quadrante magico, Gartner Magic Quadrant, che è interessante perché di fine novembre 2013, qualcuno di voi sicuramente l'ha visto, vedete, posiziona tra i leader come tool di supporto alle metodologie agili, comunque non definisce LM ma ADL, da un termine diverso, Microsoft, IBM, Atlassian, Rally, sostanzialmente questi li conoscete tutti, no? TFS, Visual Studio, IBM Jazzware, Relational in parte, Atlassian e Jira, o Jira, Rally è proprio il tool omonimo. Quanti di voi usano questi tool? Oh, tutti praticamente, no, quasi tutti. Insomma, chi non usa questo tipo di tool, cosa usa per curiosità? Non usa tool? La lavagna.
Ottimo, ottimo. È giusto, però io vi... quelli che hanno alzato la mano prima, scusa. Esatto, quello volevo dire, è giusto. Fai la domanda all'altro, dice, quanti usano la lavagna? Quanti usano la lavagna? Tutti. È chiaro che... torno, no, rispondo a lui, scusami, come ti chiami? Filippo. È vero, è giusto la lavagna, però ritorno al problema di prima. Questo lo puoi fare quando il team è piccolino ed è localizzato all'interno della stessa struttura. Se ho bisogno di avere costantemente aggiornati più team dislocati in sedi diverse, territorialmente sparsi, ho bisogno di rispondere a figure diverse tipo program manager che non sono in sede, in realtà diverse, non mi basta più la lavagna, tranne se faccio tutti i giorni foto, però insomma diventa un pochettino sconveniente da gestire. Tra l'altro questi tool hanno anche un ulteriore vantaggio, le user story, le feature e tutto quello che vengono inseriti sono collegati in modo esplicito alle singole attività di sviluppo, quindi il codice è collegato in modo diretto ad esempio le user story, perché le user story risalgono al codice, ai task in realtà, dai task al codice, e poi ho tutto il discorso di scusatemi, continuous integration, continuous delivery, perché chiaramente mi dà tutta una serie di automatizzazioni. Però io anch'io parto dalla lavagna, quindi assolutamente. Ok, qualcuno di voi questa schermata la conosce? Chiusa TFS online, Visual Studio online, TFS? Ok. Pochissimi vedo, ok, ve lo faccio vedere. Questa è la versione 2013. Microsoft ha fatto un grandissimo lavoro, come IBM tra l'altro anche, nel rendere la sua piattaforma indipendente, la sua piattaforma di gestione del ciclo di sviluppo, quindi di ALM, indipendente dal suo framework. Quindi utilizzate TFS indipendentemente dal linguaggio che utilizzate. Esistono gli agent per Java, esistono gli agent per .NET chiaramente, ma per tantissimi altri linguaggi. Noi abbiamo utilizzato lo stesso strumento per sviluppare applicazioni Android, ad esempio, perché vi consente di gestire tutto all'interno del sistema. Non è più un tool di sviluppo .NET, come era fino a Visual Studio 2010 circa, ma è qualcosa di completamente separato, tant'è vero che se utilizzate Eclipse avete i plugin diretti che vi consentono di accedere a tutte le funzionalità, però io vi consiglio di andare online e vi faccio vedere anche perché. Abbiamo decine di minuti, riesco a... Domande nel frattempo che attivo curiosità più che altro. Sto cercando di... Visual Studio da che Dalla 2012, prima è molto scarna, in realtà anche la 2010 ha un template Scrum based, però non è a questi livelli. Oggi è uno strumento abbastanza completo e complesso allo stesso tempo, che però aiuta, a noi ha aiutato molto. Però, ripeto, è uno strumento, attenzione, io vi faccio vedere questo perché ho un'estrema familiarità, ma abbiamo provato anche IBM Jazzware o altre cose e sostanzialmente sono molto, molto allineati tra di loro, soprattutto la soluzione IBM è molto, molto vicina. Chiaramente chi utilizza soluzioni Microsoft, non c'è motivo per andare a trovarsi un altro strumento e aggiungo un fattore. In realtà, attenzione poi al discorso open source, free o quant'altro, nessuno di questi strumenti è realmente free o open source. Sia IBM, sia Atlassian e sia Microsoft, adesso vi faccio vedere la mia versione in cloud che è per 5 utenti ma è gratuita, vi danno un gratuito, un free fino a un tot di utenti per fare delle prove, ma non è assolutamente sufficiente per fare uno sviluppo serio. Qualsiasi strumento decidiate di utilizzare, se decidete di utilizzare uno strumento, dovete investire sulle licenze. Quindi capite che una volta scelto diventa veramente poi difficile cambiare, perché non tanto per l'approccio, perché sono molto, in alcuni casi sono simili, ma per l'investimento aziendale che è stato fatto sopra. Quindi se avete comprato, non so, una licenza di Visual Studio, chi ha MSDN sa che tipicamente una licenza dev costa 5-6 mila euro all'incirca. E comprende anche TFS. Chiaramente, se un'azienda spende 6.000 euro di licenze, non è che dopo 3 mesi potete dire guarda, non mi piace più, utilizzo Jira. Perché, cioè, quindi, ben attenzione a ponderare la scelta. E vi assicuro che questi strumenti, nel momento in cui andate su Safe, su DAD, su altri framework enterprise, diventano estremamente, non indispensabili, ma estremamente utili. Scusa, una domanda veloce. Sì. La dimensione dell'organizzazione in cui sei tu, per capire la... L'IT sono circa 50 persone, tutta l'azienda sono 120 persone. Noi siamo un'azienda dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, quindi la nostra mission è quella di dover creare nuovi servizi per la pubblica amministrazione. No, chiaramente è giusto, ma se siete un team di 5 persone. Connetti, non riesco a parlare. Ah, è vero.
Scusami, la connessione com'era? Un mail qualsiasi? Comunque, per rispondere al discorso della dimensione, il consiglio è, se pensate di utilizzare questi strumenti, anche quando avete già due team, 15-20 persone, utilizzate soluzioni cloud, fate un pilot, fate un progetto pilot di 3 mesi, apritevi un account free, perché questo che ho io è free in questo momento, se poi avete MSDN ce l'avete in cloud, e cominciate a lavorarci su un progettino di 3 mesi. E non avete grandi problemi poi, anche se decidete, è un investimento chiaramente che bisogna fare. Allora, io ho già preparato una demo relativa al giorno di oggi e vedete, in realtà c'è una cosa strana, c'è un mini Agile Day 2014, c'è un team A e un team B. Perché questo? Perché quello che vi faccio vedere è sostanzialmente l'utilizzo di un product backlog che viene splittato su N team backlog. Sono io l'unico sviluppatore, il project manager in questo caso non sono io, però siamo stati. Queste tile sono tutti qua, qui questo è un bar down e quant'altro, vengono tutti quanti popolati nel momento in cui fate delle attività di sviluppo. Chiaramente adesso sono tutti quanti vuote perché non era il focus della demo. Quello che voglio farvi vedere è questo. Allora. Qui avete semplicemente una serie di user story o di futures, no, i futures sono disattivati in questo caso, una serie di user story, quello che volete, chiaramente sono relativi al mio ambito, essendo un cittadino voglio fare qualcosa e quant'altro. Vedete, iterazioni, classico, questo è basato, il template è stato modificato per essere compliance con DAD, quindi c'è un inception, ci sono due iterazioni, in DAD non esistono, cioè le sprint si chiamano iterazioni ma è la stessa cosa, e c'è la transition. Se preferite guardarle sulla board per farvi vedere anche lo strumento, qui potete lavorare esattamente come una Kanban board, spostare, fare quello che vi pare, come una lavagna digitale. Però non è chiaramente questo il focus, perché quello che voglio farvi vedere, qui avete un elenco di 6, no, scusatemi, sono tornato, ok, eccoci qua, avete un elenco di 5 backlog. In realtà però, attenzione, questo non è il backlog del team, è il backlog di prodotto. Questi sono sostanzialmente i 5, le 5 user story che mi vanno a completare il prodotto. 5 work item. Ho fatto 5 work item. Quello che voglio farvi vedere invece è un'altra cosa. Allora, vediamo un pochettino, devo aprire più schermate perché altrimenti non riesco. Guardate, il team A. Vede le stesse, ha assegnato un work item, cioè in realtà è in grado di vedere gli stessi work item del backlog principale, tutte e 5, però è in grado di assegnarsi, perfetto stile agile, nell'iterazione un solo work item, lo specifico work item che sceglie di fare. Nel momento in cui viene assegnato, il sistema lo prende in carico, vedete, lo ritorna assegnato, eccolo qui. Vedete, team A release 1, R1 iteration 1. Se apriamo il secondo team, il team B, scusate però devo purtroppo saltare da una schermata all'altra, quindi spero di essere abbastanza chiaro. Stesso discorso. Chiaramente questa schermata è diversa per ogni team ha la sua velocity, come ben sapete, tutto quello che conosciamo. Sempre gli stessi 5, però
se in questo caso, vedi Tera, essendo un cittadino CE CNS, qui ho preso in carico i pagamenti online. Scusa, quindi c'è una domanda, sì. Se non mi perdo. Queste sono feature o sono user story? Allora, perché su Rally è esplicito, cioè Rally è proprio uno a uno con safe, quindi è esplicito. Le feature sono sopra, soltanto che la domanda è giusta, dovrebbero essere nel product backlog, dovrebbe essere feature. Soltanto che la persona. Non sono il product backlog, cioè dovrebbe essere proprio che dovessi avere tre layer. Ci sono, però non riesco a farvi vedere perché la versione online gratuita non permette di utilizzare le feature. Quindi ho il layer delle feature, sotto ho le user story e poi le task. Sì, sì. Perché così sembra di stare sempre al team level. No, 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 è giusto. Allora, io immaginate, scusatemi, purtroppo non riesco a farvi una demo diversa che quella aziendale non potevo utilizzarlo la sua. Immaginate una cosa, però vale uguale, cioè io posso avere sia le feature a livello di di program level, quindi avere le future e poi splittare le future sui singoli sui singoli backlog dei singoli team, oppure posso anche definire a livello di program anche le user story e poi splittarle. Come sul Rally gerarchica con tutti gli oggetti, cioè vedo dalla initiative sopra c'è l'omologo di questa che parte dalle future, però non hai la gerarchia. Il Rally, quello che vedi è proprio c'è anche la gerarchia, ma qui non riesco a fartela vedere, però okay. Però è importante sapere che no, io tu c'hai feature sotto la feature, esattamente, le storie agganciate. Tra l'altro poi se entriamo in dettaglio, io questa no, qui non ce l'ho, ma in realtà esiste anche il discorso dei link e tutto il resto, quindi io ho tutto, però questa versione, purtroppo, quello che vi dicevo, la versione demo di prova non consente di vedere tutto, però ho una schermata in cui ho addirittura posso personalizzando, perché io l'ho vista dentro. Sì. Posso personalizzare il template ulteriormente e aggiungere anche il livello dei temi di business e il livello delle epiche. Quindi avrò qui un elenco aggiuntivo di elementi e poi il sistema mi dà una vista piramidale, diciamo così, una vista strutturale all'albero in cui mi permette di vedere come scende e a quali team sono associati. Però purtroppo qui non potevo per questione di licenze. Domande? C'è una versione gratuita che invece permette di, anche su piccola base, di vedere la differenziazione fra il livello Rally? Guarda, Rally e IBM, se non sbaglio, sono abilitati per 5 utenti, però su tutto. Microsoft non lo fa fare, perché vedete, se vado sulle future, mi dice, non ha la licenza. È vero, è molto strano. In realtà anche version 1, cioè Rally, version 1 e IBM... nella versione completa non esclude cose specifiche che ti limitano il numero di utenti. Però in realtà questo capita con la versione cloud che sto usando adesso. Se scaricate il TFS del sito Microsoft e utilizzate la prova di 90 giorni, avete l'installazione on-premise e fate quello che vi pare. Quindi io adesso con la cloud, perché non potevo, però lì chiaramente avete bisogno di un Windows Server, un SQL Server, avete bisogno di tutta l'infrastruttura dietro. Invece per esempio Jira tutto il supporto, però per avere proprio la vista devi avere un plugin che si chiama Hierarchy, che però costa. In qualche modo giocano tutti, poi sì, in un modo o nell'altro vedere qualcosa, ma poi però è anche giusto che sia così, perché ormai, se avete un po' seguito l'evoluzione, tutti si stanno spostando verso questi mondi, cioè IBM stessa, quei quattro leader che hai visto prima nel programma, sono i quattro, se la giocano, si inseguono con l'altro. Sì, infatti, ecco qui. Rally, Atlassian, IBM e TFS, e version uguale. Su che piattaforma sviluppate? Su Windows, vi conviene utilizzare TFS. Se avete MSDN ce l'avete. Fare una 90 giorni come trial, ma se avete MSDN ce l'avete già licenziato. Se non ce l'avete, una trial di 90 giorni e fate tutte le prove. Tanto scusate, ma devo chiudere? No. Cosa utilizzate per il Resource Manager adesso? Subversion. No, è perché non voglio, adesso qua non c'è niente, chiaramente, no?
però l'idea... Questo è costoso del pool, eh? Pool est qua. La gift. Questo è quello che dobbiamo spendere. Io spero... Non sentivo più la... Non è la macchina aziendale? Sì. È quella dell'amministrazione delegata. Non si... Ok, vabbè. No, comunque il discorso è che se utilizzate, però il consiglio che vi posso dare indipendentemente, penso che Fabio è d'accordo, indipendentemente dal tool che scegliete. Che so io. No, perché... No, è di utilizzarlo in modo completo. Quindi affidarvi al tool, perché tutti i tool che abbiamo visto, Microsoft, IBM, Jasper e quant'altro, hanno tutte le fiori, perché altrimenti avete probabilità poi difficoltà per la continuous integration, il continuous delivery, perché un pezzo sta da una parte, un pezzo sta dall'altro. Sono omni, no, non richiedono, però sono omnicomprensivi, riescono a coprire l'intero spettro di delivery della soluzione. Quindi conviene utilizzare uno stack unico, poi non è obbligatorio, ma conviene, perché non ve lo faccio vedere perché tra l'altro non ho più tempo, ma qui avete le build automatizzate, la pubblicazione in produzione, avete tutto, tutto automatizzato, quindi fate tutto quanto il ciclo integrato. Sì, sono open API, quindi tranquillamente.